Il mondo degli SCP è ormai caduto nell'anarchia. Centinaia di morti viventi infettati da un virus creato in laboratorio vanno a caccia di carne e sangue. Non so quanto a lungo potrò resistere. Ragazzi, quest'oggi siamo tornati nel mondo degli SCP. Come potete vedere ho giocato un pochino, ho fatto qualche modifica. Prima di tutto ho recuperato un po' di materiale dal laboratorio dello scienziato, quello che era stato ucciso dalla piaga zombie, abbiamo ipotizzato, e ho costruito questa piccola base. Qui ho creato dei bauli dove andrò a inserire roba, qui ho un computer. Poi qui ho inserito il token della piaga zombie e qui ho inserito alcuni oggetti che avevo nell'inventario. Mentre qui ho creato la mia camera da letto con questo piccolo letto e questi cassettini con anche un orologio, anche se sembra che la notte sia ormai ferma. Come vedete sono sempre le 23, non scorre. Oddio, c'è un altro ratto, continuano a apparire questi cavolo di ratti che mi stanno perseguitando. Comunque, una cosa che vi volevo far vedere subito, ragazzi. Guardate qui sotto che cosa ho visto. Lì c'è una cosa. Io sono entrato nel mondo prima di registrare, proprio 10 secondi prima. Sono uscito qui fuori e ho visto quella cosa. Non so che cavolo sia. Non l'ho mai visto in vita mia, credo che sia un SCP, però sembrerebbe essere tipo morto o svenuto. C'è anche un baule lì. Allora controlliamo un attimino il baule, controlliamo quello strano mostro e poi vi faccio vedere l'SCP di oggi. Ma è un villico sto coso, ma guardate ragazzi, tipo, ma è strano, no regà, qualcosa che non va è sto coso. È tipo putrefatto. Guardate, ha tipo il petto scavato, le mani che sono tipo putrefatte, è qualcosa di mostruoso. E cavolo, si muove pure. Cioè io non so se dovrei attaccarlo, però non lo so, forse è meglio se lo lasciamo qui. Apriamo il baule, vediamo assolutamente che cosa c'è dentro. Perché c'è? Oddio, mi stava quasi toccando. Perché c'è una siringa di piaga zombie e una siringa vuota? Tu sei il prossimo. O è una minaccia bella grossa? Cioè, questa siringa vuota potrebbe essere stata utilizzata su di lui? E questa qui è la siringa che non è ancora stata utilizzata, che mi vogliono iniettare a me? Tu sei il prossimo. Chi cavolo ha scritto sto messaggio? No, raga, è successo qualcosa di terribile all'interno di questo mondo. Oh mio Dio. Sta muovendo la testa. È inquietante. Ma potrebbe essere stato infettato dalla piaga zombie in qualche modo. Io non ho mai visto una cosa del genere. Cioè sembra effettivamente uno zombie, quindi credo che sia anche abbastanza plausibile. Però continuo a non capire chi ci ha scritto questo messaggio, raga. Teniamo in mano la pistola. Mica che qualcuno arriva e tenta di aggredirmi. No, questa roba è inquietante. Cioè io non so se lasciarlo qui. Forse dobbiamo ricoprirlo. Beh, io regà lo ricopro. Io non lo lascio qui. Che scorrazza con le sue mani oblunghe. Più che altro ho paura che magari in qualche modo sto coso si possa risvegliare e tipo si mette a correre, sale in casa, fa delle cose. Quindi io sinceramente lo lascerei qui e andiamo a vedere l'SCP che ho preparato oggi. Torce alla mano, regà, perché qui la foresta è piuttosto buia. Mi sembra che sia di qui la gabbia. L'avevo vista mentre stavo costruendo la casa in lontananza. Avevo visto una fonte di luce, esatto. Dovrebbe essere qui dietro. Qua spacchiamo l'albero per riuscire a passare. Eccola qui. Eccola qui, ragazzi. Non mi sono allontanato molto dal laboratorio, diciamo, dal bagno dove siamo stati teletrasportati completamente a caso. Dovrebbe essere verso quella direzione da qualche parte. Non mi sono allontanato moltissimo, di penso una cinquantina di blocchi neanche. Non sembrerebbe essere neanche troppo profonda. Ma qui c'è un cane. Cavolo, non sono solito a incontrare dei mob
qui intorno. Beh, direi di non perdere tempo anche perché qua la notte mi fa anche abbastanza paura. Ci buttiamo, regà. Entriamo. Ok, eccoci qui. Sì, è una gabbia. È una gabbia SCP. Allora, entriamo, mi raccomando, sempre pistola. Oh mio Dio. Questo qui è il medico della peste. È morto? È morto, regà. Ma è la sua gabbia? SCP-049, sì, è il medico della peste. Ma è morto. Regà, questo qui non è il primo SCP che troviamo morto. Vi ricordate se avete visto lo scorso episodio? Anche l'SCP a cui abbiamo dato la caccia nella scorsa stagione l'abbiamo trovato stecchito. Qualcosa sta accadendo, gli SCP stanno morendo come mosche. Cioè, questo qui dovrebbe essere un SCP molto potente. Io addirittura pensavo che fosse colpa sua, pensavo che fosse lui quello che ci minacciava, perché lui è il medico della peste. Pensavo che lui fosse quello che stava infettando tutti e che volesse tentare di uccidermi con la piaga. Però, ragazzi, ritrovarlo qui morto mi fa pensare che non è stato lui. Qualcosa di più potente di lui l'ha ucciso. E io mi sto spaventando, perché uccidere gli SCP non è facile. C'è un motivo se gli SCP sono contenuti dalla fondazione e non vengono uccisi. Sono contenuti perché devono essere studiati, ma soprattutto perché sono molto difficili da uccidere. Oh mio Dio. E qui c'è anche... qui c'è qualcosa, no? Non c'è niente. Qui c'è un altro cassetto. Il token dell'SCP-049, che a questo punto non è che ci serva moltissimo, visto che l'SCP è morto. Quindi in teoria non dovrebbe darci la caccia. Almeno per questo siamo sal... Oh mio Dio! Che cos'è quella cosa lì? Mi ha guardato! Mi ha guardato! Che cos'è quella cosa? Ma è tipo uno Steve putrefatto come il villico! Ma guardate come si muove, tutto strano! E lì? Cos'è quel... cos'è sono quei blocchi lì? No, raga, dobbiamo entrare. Io voglio entrare e voglio vedere che cosa c'è lì dentro. Cavolo, ma io ho paura, eh. Io ho paura a entrare. Allora, entriamo e spariamo, perché con la spada non possiamo fare molto. Spariamo con il fucile. Magari, cavolo, non ho preso la mia tuta. Vabbè, non penso che sia pericoloso. Volevo mettermi la tuta antiradiazioni, ma a questo punto non credo che sia troppo pericoloso. Allora, entriamo. Entriamo e gli spariamo. Ok? Oh! Cos'è? Oh mio Dio! No, raga, sta perdendo... No, no, non so cosa stia succedendo. Sta perdendo particelle di sangue a manetta. No, raga. Ah! Ah! No! Aiuto! Ma respawna! No, entriamo qui. Oddio, ma è una cosa bruttissima! È una... L'avete visto? Oh mio Dio! Mi sono spaventato un sacco! No, raga, aspetta. Voglio controllare che non possa entrare qui. Ok, credo che sia respawnato, ma è rimasto fuori. Allora, stiamo attenti quando usciamo. Ma l'avete visto? No, raga, è uno zombie. È palesemente uno zombie. Non può morire. Muore, rilascia sangue e rinasce ancora più cattivo di prima. Io non ho mai visto una cosa del genere. Qualsiasi cosa sia successa all'interno di questo mondo, dobbiamo assolutamente scoprire che cos'è. E mi raccomando, lasciate un mi piace per la ricerca, perché non ve lo chiedo molto spesso a metà video, di solito ve lo chiedo alla fine. Ma lasciate un mi piace, raga, perché mi sono preso uno di quegli spaventi. Io seriamente non me l'aspettavo che potesse rinascere. Ma qua che... ma è un'altra gabbia? Ma sono tipo due gabbie... sono due gabbie collegate. Però scusate un secondo, io non penso che questi blocchi siano normali. Ne prendo uno, voglio vedere cos'è. Blocco infestato? Oddio, fa un rumore anche di carne.
Ma come blocco infestato? Da cosa è infestato? Ma possiamo per caso... No, non possiamo neanche fare nulla. Oh mio Dio. Io l'ho pure toccato quel coso lì. È per questo che volevo mettermi la tuta antiradiazioni. E comunque antibiologica, perché quella roba lì io l'ho toccata. Va bene, non soffermiamoci troppo, rimaniamo concentrati, raga. Sto iniziando un attimino a tiltare. Sto iniziando a non capirci più niente. Entriamo qui. Oddio, qui ci sono delle tute antiradiazioni, quindi mi sa che qui dentro c'è qualcosa di radioattivo. Allora, ne prendiamo subito una. Ne prendiamo immediatamente una, ce la mettiamo, così siamo ben protetti. E le torce le possiamo anche togliere, però entriamo, mi raccomando, sempre con la pistola. Sempre, sempre con la pistola. Ok, c'è ancora uno strato che ci separa. Oddio, lì c'è un altro di quei mostri. Allora, stiamo attenti. Non sembrerebbe esserci traccia di nessun SCP. Quindi credo che sia abbastanza sicuro entrare. Però sempre, sempre allerta. Allora, quel coso lì sembra tranquillo. Però... Ok, sembra tranquillo. Sembra un po' come l'altro villager, no? Sono tipo morti. O sono comunque svenuti, sono paralizzati. Sì, non ci sta facendo nulla, quindi... Credo che sia paralizzato. Lo possiamo vedere da vicino, è come l'altro. E anche lui ha tipo degli strani cosi enormi sulla pancia, sulle gambe. Ha queste zampe lunghissime. È come se fosse infetto, raga. È uno zombie infetto, ma non è uno zombie normale. Cioè, gli è successo qualcosa. Gli è successo maledettamente qualcosa. Non è normale questa situazione. Qui cos'è che c'è? Questa qui sembrerebbe essere... apparecchiatura medica. Eh sì, queste robe qua sono delle apparecchiature mediche. Ma è tipo un laboratorio biologico. Qui di solito si mettono tipo gli strumenti dell'ospedale. Questo qui è un lettino d'ospedale. Qui ci sono delle luci. Computer. È tipo un laboratorio biologico, ragazzi. Qui ci sono pure delle grate per il gas. Siamo finiti nel laboratorio di qualcuno. E secondo me è proprio quel qualcuno che sta diffondendo questi mostri, che ha causato la morte degli SCP e che ci ha minacciato. Però qui, ragazzi, guardate, ci sono delle botole. Oddio, che cos'è questa? Un'altra piaga zombie? Sono altre provette di piaga zombie. Allora, possiamo entrare perché abbiamo la tuta antiradiazioni antibiologica. Eh sì, raga, sono altre provette di piaga zombie. Stiamo attenti a non avvicinarci troppo, a non rimanere troppo vicini, perché comunque questa tuta è forte, però ci protegge fino a un certo punto. Poi conservate in una cella frigorifera così rinchiusa. Cioè, noi l'abbiamo visto nello scorso episodio, l'SCP-008, ma non era così rinchiuso, era nella sua gabbia normale. Controlliamo anche i PC. Mica che c'è scritto qualcosa. Presto verrà alla luce... La mia creazione genererà una nuova razza perfetta. Allora, penso che un qualche strano scienziato, pazzo, fuori di testa completamente, stia facendo degli esperimenti con la piaga zombie e l'abbia in qualche modo potenziata. La piaga zombie è stata incredibilmente potenziata e può rendere gli umani o i villager, gli scienziati, delle armi biologiche, degli zombie immortali. Perché a quello di prima, ragazzi, gli abbiamo sparato con il cannone a raggi plasma e non è morto. Li rende tipo delle bestie immortali. Solo l'idea che un umano o un SCP possa pensare a una cosa del genere e mi fa venire i brividi. Vuole creare una razza perfetta, ha detto. È come se lui stesse testando questo virus zombie, no, molto più potente del virus normale, perché il virus normale semplicemente ti trasforma in uno zombie classico di Minecraft, che tu puoi uccidere con 3 proiettili. Questi qui, ragazzi, non sono zombie normali, sono immortali, praticamente.
È come se fossero infetti da un qualche parassita misto a questo virus zombie. Qualsiasi cosa gli sia successo, questo qui penso che sia era una persona umana, perché ha le sembianze di uno Steve. Però è tutto questo per la creazione di una razza perfetta. Secondo me sta facendo degli esperimenti perché vuole creare non un esercito di zombie, ma degli umanoidi, delle armi biologiche. Solo che questi primi esperimenti, ovviamente, hanno degli effetti negativi sugli umani. Li trasformano, li rendono bestie mostruose. Assurdo, ragazzi, inquietantissimo. Adesso, prima di tutto, allora, questa tuta la rimetterei qua. Adesso ricordiamoci che al di là di questa porta c'è lo zombie. Oh! È ancora come prima! È ancora come prima, si muove in modo strano, però ci dà il tempo di uscire. Quando rilascia queste macchie di sangue ci lascia il tempo di uscire. Perfetto, lo lasciamo lì perché non possiamo ucciderlo, è immortale. E adesso scavo per tornare in superficie. Ok, mi muovo sempre con la mia pistola perché ho paura che possa esserci qualche altro zombie qui in superficie. E abbiamo visto che sono molto inquietanti e molto potenti. Facciamo in fretta, ragazzi, a tornare alla base. Controlliamo anche che lo zombie che abbiamo rinchiuso non sia scappato. No, lì c'è ancora la gabbia che gli abbiamo fatto. Quindi adesso saliamo, ci mettiamo al sicuro perché questa base l'ho fatta apposta sopraelevata per evitare che qualche SCP potesse salire. Oh mio Dio, che cosa stiamo scoprendo, ragazzi. Ok. Oh! Oh! Che cavolo era? Era un maiale infetto. Pensa, come cavolo ha fatto a salire qui? Pensavo che non potesse salire. Però questo qui, ragazzi, siamo riusciti a ucciderlo. Probabilmente non tutti gli zombie sono immortali, alcuni sono più deboli di altri. Però, ragazzi, questo qui non era uno scienziato, non era un umano. Era un maiale. Quindi il virus zombie adesso, oltre che infettare gli umani, può infettare anche gli animali. E sapete che quella colonia di lupi che abbiamo incontrato nella foresta mi spaventa. Cioè, se quelli lì possono essere infettati, questa cosa è spaventosa. Allora, comunque, ho messo via il token dell'SCP. Adesso mi rinchiudo qui nella mia cameretta a piangere in silenzio dopo quello che ho scoperto. E direi di concludere qui l'episodio. Mi rimetto l'armatura. Io, ragazzi, no, non vi voglio puntare il ferro. Io, ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo video. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su per sostenere questa serie. Commentate, condividete il video con tutti i vostri amici. In descrizione trovate tutti i link per la mia pagina Instagram e il link per il mio gruppo Telegram. Se non vi siete ancora abbonati, abbonatevi. L'abbonamento costa solo 99 centesimi e vi dà tantissimi vantaggi. E noi, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Buona giornata e ciao, Free Bomber.